Bentrovati. Sappiamo tutti che per chef, cuochi e personale di cucina è difficile accogliere persone all'interno del loro ambiente. Noi ci siamo riusciti, siamo all'interno della cucina del ristorante Anche gli Angeli, con me lo chef Giovanni Trombatore, al suo fianco Francesco, aiutante di cucina. Non è un aiutante di campo come si usava un tempo durante il periodo militare, ma in cucina insieme a Marco aiuta Giovanni. Giovanni, noi ci stiamo specializzando, consentimi questo termine, in un piatto, in una cucina fredda, perché il periodo caldo ci impone di stare a tavola e avere delle pietanze per l'appunto fredde. Cosa ci preparerà oggi Francesco? Vincenzo, intanto benvenuto, tu sei sempre a casa tua, anche perché noi lavoriamo da tanti anni assieme. Si parla di una cucina normale, stiamo ritornando alle tradizioni, non andiamo a lavorare troppo la materia prima, a stressarla, ma a fare delle cose semplici. Io ti dico una cosa, ad esempio, io a pranzo non sono riuscito, ho dimenticato a pranzare perché ho fatto un po' di preparazione già inizio agosto, avevo delle belle presenze a Noto e perciò mi sono dovuto mettere avanti con la preparazione, e gli ho detto proprio a lui una cosa: fammi un piatto veloce, fammi un piatto che mi piace, ma di una semplicità totale, con i miei gusti, che ora poi ci beviamo anche un cocktail assieme. Francesco, prego. Chef, se vuole le posso preparare un antipasto veloce, leggero, a base di pesce. Tipo, le posso fare della triglia, le va? La triglia è la cosa che sai benissimo che preferisco di più. La triglia di scoglio di Balata, Calabernardo. Ancora 2-3 barche, ma un prodotto d'eccellenza. Prego. Iniziamo a preparare il piatto. Innanzitutto abbiamo delle triglie freschissime, quindi il pesce... L'hai già squamato, quanto già vedo. Già squamato, già pulito. Iniziamo a sfilettare. Francesco, che ha una grande manualità, ha un piccolo problema solamente, che è mancino, perciò comincia al contrario. Però va bene. Di solito, sì. Ho pensato che lo facciamo diventare destrossi o che lo cambiamo. Meglio che lo facciamo diventare destrossi, perché è abbastanza bravo. Perfetto. Abbiamo il primo filettino. Considerate una cosa, che su una lavorazione del genere voi vedete uno spreco esagerato di pesce, perché lui sta prendendo, lui lo sa che a me piace solo la parte di sopra, però c'è una cosa bellissima, che è la parte che rimane vicino alla spina, la testa. Che ci possiamo fare dopo? Si può fare del brodo per cucinare, per fare una pasta fuori dal comune, una zuppetta. Uno dice: ma sta buttando tutta la parte della triglia? No, vi posso dire che poi quell'altra parte diventa la parte più importante. Francesco, scusa, ma una zuppa d'estate mi sembra un po' eccessivo. Andiamo oltre, un po' di caldo lo avvertiamo, la zuppa si serve calda, no? Sì, però ci sono certe preparazioni in cui diciamo che le zuppe vanno raffreddate. Esatto. Noi poi ci fermiamo per oggi alle triglie. Sì, proseguiamo con il piatto. Questo antipasto molto veloce lo faremo a base di frutta e pesce. Perfetto, che è la cosa che mi piace a me. Ho visto, sto vedendo un bicchierino che già dal colore, tieni, dagli una pulita sul taglio, che dal colore è una cosa che mi piace. Questo bicchierino contiene dell'assenzio. Vedi, tutti i vizi miei sanno. Sa che mi piace l'assenzio, l'absentì, il liquore dei poeti pazzi. Maledetti. Quei maledetti poeti. Perché creava una dipendenza. Adesso questo assenzio è un assenzio diverso. Allora, che fai con questa triglia? La mariniamo con dell'assenzio, dopo si fa extravergine. Ecco, facciamolo vedere. E niente, abbiamo questo filettino. Lo posizioniamo, diciamo, in maniera carina. Considera che, parlando tu delle zuppe, mi sono ricordato una cosa bellissima. Che non hai pranzato a mezzogiorno. La maglia di Lorenzo del Castelluccio, dei Marchesi del Castelluccio, d'estate, io me la ricordo, d'estate mangiava il brodo. Cosa faceva col brodo?
metteva dei cubetti di ghiaccio e mezzo cucchiaio di vino rosso, perché lei diceva: il brodo non si mangia, il brodo di gallina, il brodo di carne, il brodo non si mangia d'estate perché è caldo. Io ho risolto il problema. Che faceva? Metteva sti cubetti di ghiaccio con mezzo bicchiere di vino rosso, aumentava l'acidità e si faceva questo piatto tiepido che lei amava. Perché i gusti personali sono fatti così. E questa è una storia del 1800, dei primi del 900. Io l'ho conosciuta 7 anni prima che morisse, perché avevo 7 anni quando lei è morta. Ma lei d'inverno, d'estate, mangiava il brodo di gallino e il brodo di pollo con 2 cubetti di ghiaccio e un cucchiaio di vino rosso. Visto queste testimonianze dirette che ti vengono da zie, parenti, una famiglia che si è dedicata per lungo tempo alla cucina, ma il ricordo più importante, l'elemento che poi farebbe veramente la differenza, è il fatto che tu parli di una cucina dell'Ottocento, di una cucina dei primi del Novecento. Fra l'altro abbiamo fatto anche una trasmissione con la RAI e hai parlato anche dei piatti delle famiglie nobili nel periodo pasquale. Perché non ha mai pensato di raccogliere tutti questi segreti della cucina di un tempo e trasferirli oggi ai giovani? Ma Vincenzo, io te ne abbiamo parlato già, mi stai anticipando una cosa che abbiamo parlato assieme, di fare quello anche fino a quando, spero altri 100 anni, mia mamma, che è l'erede di tutto, che c'ha i racconti, che c'ha quei foglietti scritti a mano, che con mio padre, che ha fatto ieri 86 anni, che mi racconta ancora della nonna che faceva questo menù e poi diceva per tutti, perché lei amava farlo a tutti. Io spero che entro Natale noi e te assieme, perché io ti posso dire tutto, ma la parte intellettiva del discorso sei tu, che mi puoi mettere assieme questa cosa in modo che la gente la capisca e la percepisca bene. Spero entro Natale che esca questo libro, raccolta, libriccino, foglio, quello che sia, dove si raccontano queste cose, perché sarebbe anche un omaggio a papà e alla mamma, che hanno una certa età e sono gli ultimi che hanno vissuto molto di più. Io ho vissuto 7 anni, 10 anni, 12 anni con la mia prozia, con mia nonna, loro ci hanno vissuto tutta la vita con questi maestri della cucina. E allora abbiamo visto che ci ha fatto questo piatto fresco, bello, però io lo accoppierei sinceramente anche con qualcosa da bere, anche perché ho abbastanza fame. E poi ti volevo fare parlare di un piatto che mi è venuto in mente, perché tu mi hai parlato di quando ero ragazzino. Ho fatto gli scout, ho fatto i lupetti, sono stato lì. La mia prozia Maria, la sorella di mia nonna, grande chef della famiglia Castelluccio, quando noi partivamo per andare alla Scala, si andava sabato e domenica alla Scala, ci correvamo là, tutti gli preparavano il panino con la cotoletta, lei preparava una cosa che per me oggi è diventato da gourmet. Ora te la vediamo. Intanto ci andiamo a prendere questo cocktail e lo accoppiamo con questa anguria. Lo faccio e ti seguo. Thank you.
siamo tornati in cucina, all'opera lo chef Giovanni Trombatore del ristorante Anche gli Angeli. Avevi anticipato qualcosa facendo anche appello alla memoria quando eri piccolo, cosa ci prepari? Che quando la mia prozia Maria Trombatore, chef della famiglia Castelluccio, io il sabato domenica andavo con gli scout nei lupetti, tutti i miei colleghi si portavano il panino con la cotoletta, buonissimo, una delle cose più buone, ma lei mi faceva una cosa che mi ha ricordato poco fa, la melenzana ripiena, una cosa semplicissima, una cosa siciliana, ma di una storia e di una bontà fuori dal comune, semplice, melenzana intera, la riassumiamo in 2 minuti, melenzana intera, la tagliamo davanti, leviamo il verde, la dividiamo in due, melenzana intera divisa in due, dentro dell'olio caldo 170-180 gradi, olio di semi, messa capovolta, la facciamo friggere per 4-5 minuti, poi la giriamo, il risultato finale è questo, una melenzana che è fritta nella parte esterna e ha dentro questo cuore morbido, un coltellino, andiamo ad incidere la testa davanti a creare una sacca, la andiamo a incidere con un cucchiaio, non facciamo altro che levare tutta la polpa in questo modo. Leviamo la polpa, guarda Vincenzo, che particolarità. Leviamo la polpa e abbiamo fatto un nido di melenzana. Leviamo la polpa, ci è rimasto questa cosa. Come la riempiamo? La stessa polpa, aggiungiamo del formaggio grattugiato, mettiamo dei pezzettini di formaggio, caciocavallo, primo sale, quello che abbiamo in frigo, del ragù, in questo caso io ho del ragù bianco di cinghiale profumato all'arancio, ne mettiamo mezzo cucchiaio, anche della carne di salsiccia macinata e saltata leggermente in padella con un po' di vino bianco, aggiungiamo mezzo cucchiaio di besciamella fatta con un po' di noce soscato, pepe nero, andiamo a mischiare tutto in modo grossolano, è un piatto velocissimo, ma la cosa bella, lo sai qual è? Che il piatto, pur non essendo un piatto leggero come abbiamo detto prima, è il piatto da conservare 3-4 giorni in frigo, è il piatto da portare alla scampagnata, è il piatto da portare agli amici quando si va a trovare, perché basta riscaldarlo 2 minuti, andiamo a riempire questa sacca che abbiamo fatto di melenzana, una volta che l'abbiamo riempito, un po' di formaggio grattugiato ancora sopra, la mettiamo in forno, mezzo cucchiaio di pomodoro per dargli un po' di colore, e la bombetta è pronta. Risultato finale è questa, una melenzana che fa da piatto, perché alla fine è la parte della melenzana che gli dà ancora sapore, con dentro questo, che puoi mangiare anche dopo 2 giorni, dopo 3 giorni, io me la portavo a Maronna a Scala, che c'era la sede scout, e ce la mangiavamo là, e i miei compagni dicevano, fai una cosa, dici, oh, la prossima volta digli alla zia Maria che invece di fartene una per te, falla per tutti. Aboliamo le cotolette e via libera alla melanzana. Tu hai visto in quale velocità, anche se ne ho parlato, l'abbiamo fatto, ma sì, perché è veloce il piatto, recuperi da frigo il pezzettino di formaggio rimasto, il ragù che avevi fatto, un pezzettino di salsiccia, che è anche un modo per non buttare nulla di ciò che è rimasto del giorno precedente. Ma ti posso dire che è un piatto che ha dei sapori fuori dal comune, perché andando la melanzana a coprire tutto insaporisce questo prodotto. Siamo alla fine, Francesco ci raggiungi. Con Francesco abbiamo visto il primo piatto, un crudo di triglia con frutta. E l'assenzio dei poeti maledetti. Poi c'è stata la melanzana raccontata con dovizia di particolari da Giovanni e preparata anche da Giovanni. Siamo alla fine, Giovanni. Ma ti dico, una bella estate, agosto. Tanto lavoro per noi, per me, anche per Francesco ancora di più. E ora da 6 mesi che con me, ti posso dire, uno dei ragazzi che ho scoperto, neanche lo conoscevo visivamente, ma non sapevo dal punto di vista lavorativo, sapevo aveva fatto l'alberghiero, un ragazzo giovane con un'esperienza normale che sta cominciando a capire quello che deve fare. Sa perché? Perché chiede cosa deve fare. Lo chiedo io a 50 anni, non si finisce mai ad imparare, pensa se non lo deve chiedere un ragazzino. Un agosto bello agli Angeli, tanta gente, bella gente, vedo noto veramente evolversi per il futuro come un posto turistico mondiale, non nazionale, non europeo, ma un posto mondiale. Bellissime presenze e bella gente. Vincenzo, passeremo questa agosto assieme faticoso e a settembre forse te finalmente andremo al mare.
Grazie, io di tanto in tanto ci vado, la lampada si vede, funziona, siamo alla fine. Tutto in 10 minuti all'interno della cucina del ristorante Anche gli Angeli, lo ripeto sempre, siamo nel cuore del barocco, il salotto buono della città di Noto, i piatti freddi o caldi vi vengono serviti a qualsiasi ora della giornata, dal buon mattino, già dalle 8 e fino a notte inoltrata, troverete Giovanni, troverete Francesco, troverete Marco che oggi non c'è, ma troverete soprattutto i ragazzi che dall'altra parte, dove eravamo prima, sono pronti a servirvi. Grazie Giovanni, grazie Francesco, grazie a quanti ci avete seguito. L'appuntamento è per le prossime trasmissioni. Grazie a tutti voi, arrivederci.